personaggi della storia, personaggi famosi. Invece questa sera questa compagnia fatta di cittadini, con cittadini vostri, rappresenta gente comune, gente che potete trovare in qualsiasi posto, nei vicoli, per strada, sul marciapiede, gente tranquillissima, gente comune, fatta di storia vera, storia contemporanea, perché il loro regista Ciro Mazza ha preso spunti proprio dalla vita, quindi ha attinto dai vari accadimenti, dalle varie persone che ha conosciuto, e ha dato una storia bella, forte, simpatica e da seguire in due atti. Quindi mi raccomando, divertitevi, perché vi divertirete. Poi insomma, gli attori sono quelli che sono, quando li vedrete insomma la risata partirà subito, questa risata. E in effetti Ciro Mazza mi ha detto: noi vogliamo indirizzare questa commedia a gente che fu, a gente che è e gente che sarà. Onestamente i primi due ho capito la gente che era, la gente che è, ma quella che sarà io non so se Ciro è riuscito proprio a ragionare nel futuro, perché se è stato così è stato veramente bravo. L'abbiamo dato anche un nome, abbiamo dato un nome a questa compagnia, eccolo, guardate, un regista lavoratore, un regista operaio, attore, cioè guardate, è tutto. Un applauso per Ciro Mazza! Si è impegnato, sta lavorando da 6 mesi su questa cosa. Adesso che stai facendo? Ti siedi qui e mangi? Ah, guadagni tempo, perfetto. Tu poi mi dirai quando sei pronto, quando voglio, allora me ne vado subito. Dicevo, Ciro Mazza ha messo insieme tutti quanti, li ha realizzati, li ha vestiti, insomma, dalla A alla Z. Abbiamo dato questo nome in onore alla Rosa Shardak, che è tanto presa quando si parla di festa, vuoi carnevale, vuoi Natale e soprattutto la festa patronale, perché Sant'Anna è sentita da tutti quanti noi, quindi abbiamo voluto dare e omaggiare la sua attività, la sua azienda, quindi Compagnia Shardak, diretta dal grandissimo Ciro Mazza. Il titolo lo diciamo subito: Strade e vicoli. Noi ci vediamo tra il primo e il secondo atto. Grazie. Ci siamo. Finalmente è arrivata l'ora. Ho chiesto a mia moglie di portare un cucchiaio, perché dopo mi ha da raccogliere proprio un cucchiaio. Siamo dalle 3 qui a lavorare. Questo spettacolo l'ho ideato ricordandomi delle parole di Edoardo, che disse che il napoletano è un attore, si mette la maschera, scende in piazza e recita. Fortunatamente recita con una scenografia incredibile che è Napoli, e alle luci ci ha pensato Nostro Signore, con il sole e con la luna. Sono racconti di gente che furono, che sono e che saranno. Quando mi dici che saranno è semplice, perché il napoletano è la dimostrazione che come erano, così sono e logicamente così saranno dopo. Nessuno può toglierci la nostra napoletanità. Grazie. Fermate sto coso. Musica, maestro! Signora! C'è da mettere, immagine tra già, con capire. E maestra che voglia fa spinta, la carretta che tiene campagna, la compagna per tutta città. Monasciasse con russe e bandiera, sa presente che la musica e balla, passarelle che stomma che avanza, botte scanze che folla se fa.
Fatti fotografare. Chi è chi? La cosa magari. Fatta la nasigale. Una sigaretta è... Non me la giuriche. No, a te fosse una rete. Manca a farlo a posto o tu cascetta a me. Ah, che tramonta nella stradice. Si muove nel suo poco una pelliccia, ci la riesco niente. Ma strano che è strutto, a nulla è morte fame. Pensi che tanto su niente a cire a me. Pavegaria e poi mercato, una pezza che non ci trovo. A ci trovo invece ho delegato con tutte le guardie che vengono cercando la gente di malavita. Come? La gente di malavita. Che gli danno le femmine, sigarri, liquore e tabarelli? A chiamare malavita. Quella è buona vita, malavita, amica, che tengo un sacco di stomaco vacante. E il nostro signore che gira sempre a rotà così, così, così. E sta da stracco una volta a girare questo. Almeno dopo poco tocco pure a me. E invece teneva una lanterna e si è studiato. Mo chiude la botica e buon suoi. E torna a casa mia da cecata. Canucchia te. E a mi seguono a me. Sorta ciò, affacciate un poco quando ti sputo in faccia. Ragazzo, uè uè, bambè, tu smunt e i mondi, ecco da c'è, speriamo bene, buona notte, grazie assai, piglia servizia, speriamo che mo combina in un bello servizio. Ciaglone, aprimi a mi sbaglio. Ma quella è Ercilia. Aprimi a mi sbaglio. Scusate, Ercilia. Uè, Virgi. Ecco. Che piacere sì, mi fa rivederti! Pure a me, ma non è troppo tant'anni! Senti, ma stai sempre con quel ragazzo! Mi hanno fatto rimanere con me lo strutto! No, non siamo! Perché si è sposato con quel ragazzo col no, quale sta? No, non mi sono ancora sposata! Ah, non ti però sei... siamo sempre insieme, e tu ma... che fai? Passeggio! No, io dicevo nella vita, che fai? Virgi, passeggio! Umaro, questo l'ho capito, e poi? Ne capita niente, guardami un po'. Passeggio? E dove? È un poco di qua, un poco di là, un po' avanti, dietro, dove capita. Ho capito, nella vita fai la vita. Passeggiatrice, prego. Sarrenaggio. Senta, e tu che fai di bello nella vita? Ma perché non ti sposate per chi lo vogliona? Io mi vorrei sposare, ma quello Peppino dorme. Ho capito, a Peppino non ti ha voluto sposare. No, lui si vuole sposare, sono io che non voglio. E come sarebbe? Ma no, sarebbe che dorme. E sì, sono 12 anni che siamo fidanzati e Peppi dorme. Ho capito, dorme in quel senso là. Non ne capito niente. Ogni volta che siamo da soli, Peppino si addormenta. Ma dorme, dorme proprio? Sì, signora, così. Uè, non è possibile, fa pressione, un zombie. Ma dorme pure in piedi. In piedi, seduto, sdraiato,
dorme sempre. E che faccio? Me lo sposo, mi faccio una dormita insieme a lui per tutta la vita. Senti, mamma, ma tu hai provato, guarda a me, a dargli una bella scossa. Che? Con un profumo seducente. Ho svuotato una profumeria sana. Hai provato con un completino sexy intrigante. Più di una volta mi sono fatta trovare quasi nuda. E lui? Oh, ha detto che ti senti i calzi addormentati. Ma, mamma. Ma no. Senti, ma l'hai mandata non verga. Sì, che è andata, sì. E che ha detto? Non lo so. Si è addormentato nella sala d'aspetto. Ah, ma adesso ti devo lasciare che sta arrivando Peppino. Dici di lui, è Peppino? Sì, sì, è proprio lui. Dici tu è scansato, non fosse quando ho l'ago fusare. Perché? Chi non l'ha? Prima di tornare a casa da te, si viene a fare 3-4 dormite con noi. Che? Ah sì, a così sta Nico. Aspettami che mi vada a ritorno. Va, spiezzaci il coscio. Curate. Scusate, ma che è successo? Che? Niente, signor. Vabbè, la prima fase, mamma. E come niente, ho sentito bene. E che avete sentito? Che lo vuole ammazzare? Signor, sono cose che si dicono con la bocca. Ma quando mai? Comunque, mo avete sentito. A me niente, non mi importa, però io mi informavo. Ma vi siete informati? E chi ha dove venia? Tengo che fa. Ma voi qua, che ci fate? Sono affari miei. Non vi arrabbiate. Io mentre passeggiavo, li ho visti e ho pensato, chissà cosa fa quella signorina. Quello che fate voi? L'insegnante? No, passeggio. E perché non passeggiamo insieme? Signor, ma per piacere, lo vedete che non siete alla mia altezza. Ah, ma perché voi passeggiate svelta? Diciamo di sì. Ma voi non lo sapete, io so anche correre. Bombaria a correre. Che avete detto? Ma perché vi sembra che io corro? E invece no. E allora possiamo passeggiare insieme? Signor, io passeggio con gli uomini. Ah, ma perché? Io no! Ma non mi fate ridere, facciamo piacere! Sì, signore! Come fate? Come fate voi? E non credo proprio! Ah no, signora cara! Io tutte le sere passeggio con mio marito! E il marito non vale! Ma io passeggio pure con mio suocero! È difficile, capirete, anziano! Ma ci riesco, perché io tanto che faccio e tanto che ti... Che lo faccio alzare? Lo faccio alzare! Dalla poltrona! E mi faccio accompagnare e passeggiamo insieme! Comunque il suocero non vale lo stesso perché è sempre uno di famiglia! Allora il portiere, perché passeggio pure con lui? Questo vale? Se è strano, sì! E quando passeggiate con lui? Quando mi fa il servizio! Hai capito, signore? Un portiere lo fa servizio! Passeggiamo insieme quando mi fa il servizio di accompagnarmi a prendere la pensione del nonno! Signore, guarda, mi state facendo perdere tutti i clienti per di sciocchezze vostre! Mo' per piacere, iatevi! E perché me ne devo andare? La strada è di tutti! Voi sapete che c'è di nuovo? Ma all'andata me ne vado io! Finalmente se ne chiude. So bambina e le coppe quartiere, ho tutta una le faccio cantare. Cocco non hai amato. Venga e mi presento. Giuseppe Balsamo, detto Peppe Anguente, professione guappo, ma sono guappo vero, l'ultimo che è rimasto, tanto che il WWF mi ha dichiarato specie in via di estinzione, ma sono guappo, si vi racconta quello che mi è successo l'altro giorno, vedete, scendevo di casa, vengo a cucchiamo di popolamma, ma butto mio suo flusso di flusso, 20 persone in terra, arrivo al centro della cucchiamo e c'è sta una vicchiarella che sta chiagnendo. Ah no, che è successo? Mi è caduta la niella in da saitella. Con che si due vita, ha svegliato la saitella, ha spussato, ha svegliato la niella e ci ha girato la signora. E non mi ringraziato perché chi ringrazia esce fuori obbligo. Non mi avevo neanche fermato di parlare quando mi sentì chiamare. Amico, amica a me. Ma va a girare uno e mi fa,
come avete lovato la saitella così la rimettete un'altra volta? Non ci hai visti più! Ci ha girato in un pacco e l'ha sbattuto in due palazzini in betta senza toccare tre piani! È passato un pombano e giapponese l'ha pigliato per scavare i Pompei! Ma sono guapo, sapete! Quando all'improvviso nata si è avvicinato con i tacchi, non ci ha girato di più per loro, ci ha girato un cazzottone, l'ha buttato sopra tra le nuvole. E mo sta ancora girando nel blu dipinto di blu. E l'uota là sotto che sta pure per carico. All'improvviso mi sento una cosa sotto la panza, ma vado a prendere la 29 con il terzo amico che mi aveva messo. Ha schifato la 29, ma mi sa 38, ha schifato la 38. Ma mi sa 45, ha schifato la 45, per farlo in breve ha schifato fino ai 200. Io sono guap. Poi pigliato la nervatura e ci ha messo una marangata, uno in due stomaco che è cucchillato a mano. Quanta mano tengo? Due. A terza rasoio mi ha fatto una mazziata, mi ha fatto. Nella malavita napoletana, diciamo così, c'era un altro individuo, un tipo che usciva la mattina per arrabattare qualche cosa, faceva mille servizi, qualche furtarello, per una sola scopo, mangiare e soprattutto bere. E questo era il Lazzaro. Prego, maestro. Facito come me, senza dimora. Lo feia pure la morte e la piglia risa. Io mo sono più contento del signore perché tengo una faccia e una camicia. E quando metto la lingua in do pulita, che ne faccio la lingua in un paglietto? E beh, quando si manda a pallerito, chi vuol sta buono a da sapere la ricetta. Se l'uomo tutte le chiacchiere volesse sentire, quando fa sulle cicere, se mette a riascartare. E si da lì da freva, la sana socchidina, arrosto meglio vina, e a te la piglia là. Ci stiamo in un scarpare poverillo, quando esce? Ci agnevo sempre che portava croce. A certo lì sgassai un bangarillo e poi salamandà per detta voce. Metti la sedia. A riguardo d'affiatoria mi sono scurciata la manica e addosso venne la llana che trovate sempre a me. Mi ha dato tutta a bordo fin quando che si campa, rimane forza la lamba. Se vuoi darvi a sudare, che brutta cosa che ha tira carrette, quando lisci una mano butta rota, non sentono consigli e non darete, che senza lui gli chiede non la vota. Per spartere ha avuto sempre botta. Ma non mi sono che mi sono mai a paura. Alla volta di tangenti a fuori grotte, sarveglia in tuo fuoco la creatura. E quando è finita l'opera, per 100 milionari, sa da calosi varia e sa da ricetta. Perché sto serve questo, da donne guagliarelle, o ci sta in da carsella non so fa mai manca. E quando libro mio sarà perduto, nessuno diciarà si è bello brutto. Ma prima verrà l'ultimo saluto, la voglia da tu lire e l'asciutto. Ci stanno tre specie vino che mi fanno asci pazzi. C'è sto vino forrotto con metà coppa, io cacciato. Poi c'è sto vino liscio, che appena lo beva così, lo leggerisce. Poi c'è sto vino bubazzo, che appena lo beva da brucia,
un cannarone. E quanto fa amore? Le seme belle e pronte, e gnome gnome, e va a casa di riconoscimento. È stata di una bella. Tu provi a farci vestire la saltata. Il male non ci chiede una paglietta. E passiamo ad un altro argomento. L'argomento che voi tutti conoscete. Questi erano i personaggi non antichi, inizio secolo. Quest'altri invece, da così in poi, sono i personaggi che noi conosciamo benissimo. Vi ricordate quando nei tram c'erano i bigliettai? E continuavano a dire, signore, avanti c'è posto, avanti c'è posto. Voi trovavano sempre quello che diceva, ma Maulis fa bene. Oppure la vicchiarella che stava vicino alla fermata, cioè no, finalmente siete arrivati. O tramieri rispondono, ma perché teniamo appuntamento? Oppure l'ultima, una donna che dice al conducente, Giovino, piglio con tu, che già piglia, o giallo, signore. E poi c'erano dei siparietti, perché il tram è un teatro ambulante, ci trovate di tutto, anche due tipi così. Signori biglietti, Pasqua, giù le porte e vai. Un momento, devo salire. Pasqua, ferma, c'è pazienza, fa salire a sto cornuto. Avete ragione, io sono cornuto. No, no, avete capito male, io non ho detto così. No? Io gitto ferma di non partire finché non ne s'aiuto. No, io ho capito bene. E vi ripeto che avete ragione. Sono cornuto e mo vi spiego pure perché. Io non voglio sapere niente, questi sono fatti vostri, per carità. Un momento, ci tengo. Dovete sapere che ho fatto la guerra e mi hanno fatto prigioniero. Tra una cosa e l'altra sono passate 6 anni senza che andassi una sola volta a casa. Quando sono partita avevo 2 figli. Al mio ritorno i figli ne erano 3 e l'ultima aveva 4 anni. Ho capito, il cosiddetto figlio della guerra. E che avete fatto? Che poteva fare? Già venivamo da una guerra spietata, appena finita. Ne potevo mai incominciare a fare un'altra pure io. Ho detto, dove mangiano 30? Mangiano pure 31. Ho stretto la cinta e sono andata avanti. Avete fatto bene. E andammo avanti finché un giorno il primo figlio mio mi disse, papà, io voglio fare l'avvocato. Oh. E io pensai, i libri, le tasse universitarie, però il ragazzo voleva studiare, ho stretto la cinta e sono andato avanti. Un buon padre così deve fare. 2 anni dopo è venuto il secondo figlio e mi ha detto, papà, io voglio fare il medico. Ho dato l'opportunità al primo, potevo mai negarla al secondo, così. Ho stretto la cicca e sono andato avanti. Voi siete un genitore esemplare. 2 mesi fa è venuto il terzo e mi fa, papà, io voglio fare l'ingegnere. Ho capito, avete stretto la cicca e siete andato avanti. No, gli ho detto, tu sei un figlio di puttana e lo fa solo tra me. Voglio scrivere una lettera all'inglese. Chiede di termine, scivete e cianciuso. E la giacomina tanta cose che si andata a seccare a mano per un mese. A ride c'ha già mettere 3 cose. Un sospiro, una lacrima e una rosa. E attorno alla millocca in chiusa c'ha già una 60 vase. Tante gabberi, che bella cosa. Sto innamorato mio quanto è precisa. Mentre io mi firmo con il nostro tiroso, lo schiavottiello vostro Antonio Riso.
Quando Di Giacomo scrisse questa canzone, ben pochi sapevano leggere e scrivere. E allora nacque la figura dello scrivano pubblico, famoso Totò nel film Miseria e Nobiltà. Però con l'andare del tempo lo scrivano è andato a finire e erano rimasti soltanto, chi si ricorda, gli scrivani a Piazza del Dante, al municipio, che scrivevano i moduli per chi purtroppo non sapeva scrivere. E i personaggi erano due, lo scrivano e l'analfabeta. La fede nascita, lo sa di famiglia. Scusatemi, ingegneri! Che ragione, ingegneri? No, andateci pazienza. Ma voi, io volevo sapere se voi fate la fede di nascita. Sono quello che compila il modello di richiesta. Ah, voi siete quello che facile l'idracolo. Ma quale idracolo? Chi vai che faccio? Voi non avete detto che facile... Siete raccomandato quando si appila? Io ho detto compila, non quando si appila. Sfilata per lui, Bonino. Ci vedi. Io sono quello che compila il modello di richiesta perché lui non sa vita fa. Ah, non sa se fai, allora scrivete. Quindi state qua perché vi dovete fare la pelle di nascita. La pelle di nascita, aspetta ora. Ecco qua. Mamma mia. Senza un bancarello. Ecco. Avete portato i dati? E io non sapevo, ma che sono i dati? Mamma mia, i dati, che sono? Ma come è venuto a casa senza i dati? Faccio capire, non mi arrabbiate! Non mi arrabbiate! Io voglio essere per porta! Che cosa? Non mi avete detto, i dati! Ma che ci dobbiamo mettere a giocare? Ma che sappiamo giocare? Oh. I dati. Io ho detto i dati. Sapete che significa i dati? No. No, ecco io. No, ma che no, ma? Ecco lei, il nome giapponese. No. Ah, c'è capito. Nom. Ecco gnom. Allora scriviamo, mamma mia. Scrivete, mamma mia. Sta scrivendo. Allora. Ora come si chiama? C'è. Un nome strano? No, indiano. Ma che razza è il nome su Gianzini? Non lo so. Non lo sai, Avete capito, muè? Forse volete dire Vincenzo. Ah, Vincenzo, sì. Allora? Vincenzo? In Borgogna. Ma in Puglia si dice Cenzino. Mi si fa tutto il contrario. Mamma mia. Siamo arrivati al nome. Al nome, allora? Il cognome. Cognome, sì. Che? Io sto parlando però. Simeone! Che bello nome che stai lì. Ecco qua. Allora, siete nato? Sono nato. Chi l'è stato uomo? Sono nato. Quando siete nati? Il giorno, il mese e l'anno? Quando siete nati? Quando sono nato? Trenton, 1900. Come? 1906. 1906. E che adesso? 1906. C'è capito. Che le amarono con le buone. Mamma mia. Tanto sì che per tutta la ruota. No, tutti con Napoli, non per le ruote. Mamma mia. Andiamo avanti, un dito passo, c'è certificato, no? Allora che significa? Siete nati? Sono nato, sì, no, sono figlio unico. Io vorrei sapere che dove siete state, quale persona, insomma, siete nati a Napoli? Ah, no, io sono nato a Milano. A via qual è? A via? Via Scoccio. Via Scoccio? Sì, Scoccio. E come ha scritto a Napoli? No, a Milano. A che c'entra? Siete nato a Milano, pure tu hanno certificato di nascita a Napoli. Chi sei tutto scemo? Ma perché a Milano esiste via Scoccio?
Siamo dato ragione. Allora, capito? Allora siete nati a Napoli. A Napoli, sì signore. È vostro padre. Piacere, piacere, sta bene mio padre. Come l'hai fatto a me? Come sai? Voglio sapere il nome di vostro padre. Madonna, chi l'ha detto? Tu hai detto come sta padre? Il mio padre come si chiama? Come si chiama? Ai! 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 Ai da! Ai da! Ehi, sì, e questo è sempre impulito. No, sì, sì, sì. È impulito, È invocato. È invocato? Gaetano. Ah, bello. Bello, ditemi una cosa, questo è il nome di vostro padre. Sì. È vostra madre, come si chiama? Mia madre. Ehi. Bambo. Bambo. Bambino, 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 non si può scrivere. Come non si può scrivere? Non si può scrivere bambino, si scrive bambino. No, si chiama bambino, 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 sì, bambino, caputo. C'è caputo pure. Sì, signore. Chiama bambino, caputo. Caputo, caputo. Dico una cosa, siete coniugati. Sono coniugati. No, non sono coniugato, non sono coniugato con nessuno, che significa? Coniugato vuol dire se siete sposati. Ah, io sono sposato, allora sono coniugato. Ah, allora siete coniugati? Sì, signore. E ditemi una cosa, è vostra moglie come fa? Come fa sorda? Io volevo sapere come facevo da signorino. Ah, da signorino, quello da signorino, non è niente, ci arrangiamo. Manca una macchina che poteva fare un giro, ma guardano un po' che succede. Ma perché ti proprio uno scorpione? Dico, mamma mia. Io volevo sapere il nome, io un uomo di questa moglie. Come si chiama la moglie della vostra? La moglie della mia? Assù! E poi? Assù e basta. Non si può chiamare Assù e basta. Assù e basta. E basta, sì signore. Ma come si chiama sull'assù? Sull'assù, non è basso. È basso? È basso. E quando è da casa con la sindaca? No, io quando vado a casa, all'apra la porta e la chiamo, assù! E quello è? E io se non sa ce l'isci. Che cliente che ci ha fatto sapere noi? Avete prova? No. A me mi piace la mozzarella. Piace la mozzarella? Eppure a me mi piace. Ah, pure a te. Per tattavolo, il madre che non ti batti mai. No, a me mi piace quello di averci. È bella fresca, leggera. Ma com'è che si mangiava da palla di mozzarella? Ma perché voi non avete pulito la provola? Ma quale provola? Ho detto proli. E che significa proli? Proli significa si tenete figli. Ah, tenete figli? Ah, sì, signore. Tengo una prola femmina. Una prola femmina e due prola mascolo. E si chiama? E si chiama? Come si chiama? Loro mi chiamano? Loro mi chiamano a me, ma io non so come si chiama. Ci capite? Decidimi una cosa, sta provo, ma state facendo una bella prova. Ma provo la femmina, come si chiama? La femmina si chiama Maruzze. C'è capito, la sapi tutta quanta, Maruzzella si chiama. E il primo pronunciato, il primo parola mascolo, come si chiama? Il primo parola mascolo, stavo tenendo la motocicletta, e un secondo, non voglio sentire niente di più, sapete che bello? Venite qua, scrivete a me dopo. Venite qua, vedi no. Madonna, chi sei giurindato? Sì, guarda la pausa, vedi che bello. Io non so ci scrivere, state per pure. Ma guarda un po', guarda, siamo combinati. O secondo si chiama Romuald. La geritica chi se non stava scrivendo. E mo. Passiamo all'altro argomento, l'argomento che tocca molti,
la chiesa. Noi napoletani con la chiesa abbiamo un rapporto particolare. Sono nostri parenti, sono nostri amici. Ci arrabbiamo quando non ci fanno il miracolo e li elargiamo di doni quando invece c'è. Scusa, ma che era d'agosto, un piccolo uccelletto ferito dalla fionda di un maschietto andò a riposare l'ala ferita sopra la finestra aperta di una chiesa. Dalle tendine del confessionale il parroco intravide l'animale, ma pressato dal ministero urgente rimase a confessare la gente. Mentre ginocchia alcune, altre a sedere, i fedeli dicevano le preghiere. Una donna, notato l'uccelletto, lo prese a caldo e se lo strisse al petto. D'un tratto il cinguettio ruppe silenzio e il prete a quel rumore il ruolo abbandonò del confessore. Scuro in viso, peggio della pece, si arrampicò sul pulpito e poi fece: fratelli, chi è l'uccello per favore? Esca fuori dal tempio del Signore. I maschi un po' stupiti a tal parole, lenti si accingero ad assar le suole, ma il prete a quelle loro madornale: fermi chitò, mi sono espresso male, rientrate tutti quanti e statemi a sentire, solo che ha preso l'uccello devi uscire. A testa bassa e con la corona in mano, 100 donne si alzarono pian piano, ma mentre se ne andavano, ecco che allora che il prete gridò: sbaglio ancora, rientrate tutte quante figliole amate, che io non volevo dire quel che pensate. Ecco, quello che ho detto torno a dire, solo che ha preso l'uccello devi uscire. Ma mi rivolgo e non sia sorpresa, soltanto che l'uccello l'ha preso in chiesa. Finita la frase, nello stesso istante, le monache si alzarono tutte quante e con il viso pieno di rossore lasciarono la casa del Signore. Oh Santa Vergine, esclamò il buon prete, fatemi una grazia se potete. Poi senza far rumore, dico pian piano, si alzi solo chi l'uccello l'ha in mano. Una ragazza che col fidanzato s'era messa in un angolo appartato, sommessa mormorò col viso smorto: che ti dicevo, hai visto, se ne è accorto. Ecco. Che si trasuta a fa? Per cungere il seccio. E mi è tappo stesseccio. Ma vedono poco. Continuando il discorso, figuratevi che il buon San Gennaro, quando è la festa, quando è lo scioglimento del sangue, viene chiamato faccia gialla. Io credevo che per il busto in bronzo che ha, no, mi hanno spiegato bene. Faccia gialla in quel caso significa traditore. Perché? Perché Gennarino è fermato a lato soltanto un coppo pondere francese, non ha fermato più a là. Per una volta non ha fatto un miracolo completo, perché poi un miracolo lo facevi tu, chiamano traditore. Questo è il nostro rapporto con la Chiesa. Però le nostre donne, molto pie, veramente da questo periodo no, perché sai, lo fanno per televisione. Ma una volta c'era l'usanza per il rosario, si univano nel basso e lo dicevano in santa pace, ma forse non dicevano solo il rosario. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. O Mari Tracinesa, mi sei con una moglie. Tu sei la benedetta fra le donne, fatto buono che alla fine mora riunita con essa is. E benedetto il frutto nel tuo seno, Gesù, e con chi l'ha fatto e corno. Santa Maria, figlio barbiera. Madre di quella cosa forte e chiatta. Prega per noi, dove c'è gusto non c'è perdenza. Peccatori, ma figlio barbiera non facevo già amore. Adesso in loro fa ancora amore che la zoccola della nostra, è che è stato cornuto morte o panettiera all'angolo. E così sia. Padre nostro, ha già saputo che il panettiere fosse secondo anni nella fruttaiola. E stai in scelata che sei secondo anni nell'incinta.
sia santificato il tuo nome, non può essere Romarita. Venga il tuo re, ma tu sei mai spiegato perché chiamano Ronfifì? Sia fatta la tua volontà, c'è sta puro giovane puteca. Dacci il nostro pane, ma chi fa fo? Dacci oggi il nostro pane all'urburo più fida nel corno. Quotidiane rimette a noi, avete visto la macchina nuova Peppino scurnacchiata? I nostri debiti come se la pavate? Come noi rimettiamo che soldi la moglie? Ai nostri debitori madre, pigli se non fatica. Non ci indurre fatica, fatica e notte. In tentazione in fabbrica. Ma liberaci dal male, va strada, va strada. Amen. Ave Maria, cumma cu chi si sposò figlio vostro. Piena di grazie con una voglia nella ombra. Il Signore sia con te, fammura parecchia. Tu sei benedetta fra le donne, a chi sei misa. Tu sei la benedetta fra le donne, fra cinque sei mise. E benedetto il frutto che va così pressa del suo seno Gesù, forse incinta. Santa Maria, forse si non si muovono, fanno matrimonio e battesimo insieme. Madre di Dio, come se non ha finito, me levo ciò che le vostre in capo. Prega per noi peccatori, permetti di toccare solo, mette faccio strascino. Adesso è nell'ora, ne mamma e sta nascere scomodo della nostra morte, cano. Stiamo dicendo l'usare, ma fa fare un'altra cosa. Amen. Meno male, pensavo veramente che stavolta finiva male. Invece sembra... Signore! È finita male. Signore! Un attimo. Vai, vai, vai. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Quanta ammazzata che ci ha ammirato. Tu sei la benedetta fra le donne che se perché non vuoi facite fatto vostra. Benedetto il frutto d'aveva avvisato che si toccava solo ma ti faceva strascina. Detto se no Gesù in un capisco loro si appiccicano. Santa madre noi avevamo buscato. Madre di Dio, con mano non ho sapita. Prega per noi macachi sparte. Peccatori adesso va per già morta. E nell'ora della vostra morte. Cumma, come si dice della, no, della loro morte? No, cumma della loro, perché voi figli spacco frania. Andiamo insieme. Abbiamo scherzato logicamente, però c'è una cosa sempre presa dal grande maestro di Edoardo, dove dimostriamo effettivamente qual è il rapporto fra noi e i nostri santi. È un rapporto molto carnale, molto confidenziale. E ce lo spiega, ce lo fa vedere e capire nel monologo della Madonna delle Rose da Filomena Marturano. Erano tre roppe a mezzanotte, per strada, camminavi sola. Da casa mia me ne arrivo già sei mesi. Era la prima volta. E che faccio? A che io dico? Sentivo in capo a me e voce del compagno mio. E che aspetti? Ti togli il pensiero? Io conosco uno molto bravo. Senza culè. Camminando, camminando. Ma trovo in dovico mio. Annanza all'altarina e la marrone del rosa. La affrontai a così. Che già fa? Tu sai tutto.
Tu sai pure perché mi trovo un po' peccato? Che già fa? Maestro zitto, non rispondeva. Ah, così fai. Chi uno parla, chi ha gente da credere, ovvero? Sto parlando con te, rispondi! E figlio, sono figlia! Ma geraia, rimanetta così, ferma. Forse si m'avutava. Avrei visto, capito, dove veniva voce. Ainda una casa con barcone aperto. Rovica appresso. A coppa una finestra. Ma pensai, e perché in questo momento? Che ne sa, la gente era fatta mia. È stata essa allora. È stata Maronna. Si è vista affrontata a tu per tu. E mi ha voluto parlare. Ma allora, Maronna, per parlare se serve noi. E quando mi hanno detto, ti togli il pensiero. E sta adesso, per mi mettere alla prova. E non saccio se fu io o a Maronna del Rosa, che facette cagare così. E figli sono figli, e giuraia. Brava! Signori, noi ci andiamo a riposare un attimo, un quarto d'ora, 20 minuti, tempo in un caffè e una sigaretta. Ma ci vediamo qua perché la storia non è fermata ancora. Ciao. Non è caduto così. Ah, dunque, riprendiamo il discorso. Siamo arrivati ai tempi nostri. Abbiamo fatto le tre fasi, questa è la terza fase. Gente che vedete tutti i giorni, in effetti. Nelle comitive, e mi ricordo io da ragazzo fino adesso, fra gli amici, ce n'è sempre uno che io chiamo l'amico filosofo, ma fa pigliare certi nervi, perché qualsiasi cosa succede, quando si hanno rubato la macchina, e che fa? Mia moglie in questo ospedale si è rotta una cascia, va bene, te ne nata. Benvenuta a Frema, e pigliate un po' che i nini che si muore. Prendete per esempio questi due. Frida e Cavere, sono due ore che aspetta e chi senza fabbri. L'ho mandato a portare un pacco a mia moglie, che sta in campagna tra i miei suoi. Ah, eccolo qua, vieni avanti, vieni, che si è rotto il coscio finalmente. No, per tuo dispiacere sono ancora sano, Ma che cosa? Le mie gambe. Oh, oggi pazienza, che sono un po' nervoso. Le hai portato un pacco a mia moglie? Sì, sì. E t'hai detto più o meno quando te ne pensione di turno? No. Però, ti devo dare una brutta notizia. Che è successo? Va. È molto pappavale. È molto pappavale. Oh, come mi dispiace. Il erano tanto bello, simpatico, ci faceva compagnia a tutto quanto, però che devo fare? Cioè ero vietto, prima roba era successo. Ma non è morto in vecchiaia, è morto abbruciato. È morto abbruciato. E com'è successo? È successo nell'incendio della casa. Si è appicciato a casa. E come? Tua suocera stava in da cucina per il polpetto. Per correre fuori ha lasciato il pulpetto in coppa a fuoco. L'olio si è incendiato e si è picciato a casa. Mia suocera è sempre stata una mezza zanzarella nuda che ma come lascia il pulpetto in coppa a fuoco per correre fuori? Per che cosa poi? Non si sa. Si sa, si sa. Dalla finestra aveva visto il marito a tuo suocero che mentre correva ci è venuto un infarto. Il ladro a che l'età si mette a correre? Così, senza una ragione. Senza una ragione. Andava a soccorrere a tua moglie che mentre attraversava la strada, senza guardargli sotto la macchina. Mia moglie sotto la macchina, che disgrazia, che disgrazia. Ma come attraversa la strada senza guardare? Madonna, perché? Perché? Perché andava ad aiutare a tuo figlio che si stava affogando in durava. Mio figlio? Ehi, che ci campo fa? Voglio morire, facetemi morire! Che esagerazione, ma un pappavalle che è morta!
O sposare insiste? Sì. O sposare si abbassa a mangiare. Adesso tocchiamo un tasto proprio. Lo sposalizio, il matrimonio a Napoli. È tutta una cosa speciale, si vanno sposando a tutto il mondo, ma come si sposano a Napoli non si sposano. A proposito, c'è qualche uomo qua che ha la coscienza di essere stato lui a chiedere alla moglie di sposare, alla fidanzata di sposarlo? Non è stato in vano, perché sapete che non è vero. Perché? Non vi è mai capitato? Quando eravate fidanzati, passare davanti a una chiesa e a sposare, la mia fidanzata diceva: come bella che la chiesa come volesse sposare la dente. Oppure vedere una sposa, che bello vestito, ma era in quella mica effetto faceva. Alla fine un povero uomo non può dire di no, è stata sposata per forza. Perché, diciamoci la verità, il matrimonio è fatto per la donna. È il giorno della donna. Voi vedete quando si sposa la femmina e scenderà a casa, no? O tappeti, pianto, fotografo, l'applauso. Ma l'hai visto mai quando esce l'ombra a casa? Non ci sta nessuno. Io fotografia, o filmini, a sposa corre, e lo scemo corre a priesse. Ma lo sai, noi che ti era convidato. E non parliamo poi delle suocere. Finché i due ragazzi abitano in posti diversi, alquanto. Ma se abitano nello stesso rione, apriti cielo, parte nel 007, perché le suocere vogliono sapere che là la suocera, che se veste, che orecchini tene, che gioiello tene, che fiorambietto tene, che... E sono ambe due, mica uno sì e uno no. Pigliate per esempio questi due suocere qua, Bella! Carissima, è arrivato il giorno. Ah sì, stasera finalmente i nostri ragazzi si sposano. Oh gamma ragazzi, chi non ha il poco in pensione? Ma che bel vestito che avete, eh? Dove l'avete comprato? Ma che comprato? Io ho uno stilista personale. Carmela Cusodora. Ma anche voi come siete bella, dove l'avete preso? Io mi servo da un famoso atelier. A Rinascente. E vostro figlio? Ah, mio figlio si è fatto un bellissimo smoking con un papilloma grande così. Ah, così quando finisce il matrimonio portiamo ospedale. E vostra figlia si sposa in bianco? Certamente, che domande. E che faccia tosta. E vi è piaciuta la serenata che ieri sera ha fatto mio figlio? Come no? Mi è venuta voglia che stanno sì che l'acqua sporca in faccia. E vostro figlio? E poi vedrete dopo quello che ha fatto vostro figlio, che bei fuochi d'artificio invece che ha fatto mio marito. Ah, fitto fitto è solo della. E li sparate al ristorante dopo la cerimonia, ma il ristorante è sempre lo stesso. Certamente, è un ristorante a 5 stelle. Oh, vero, vero, pure Beppe Grillo. Ma che c'entra Beppe Grillo? È un ristorante che fa cucina a novella. E come le fa? Forno o fritte? Ma che cosa? E patate novella. Ma che patate e patate? Quello è un ristorante che fa cucina francese. Ah, ti capite, forse è meglio che mi portano a Marenna. Io poi chiedo scusa, ma queste cose straniere non le capisco. No, ci dovete scusare voi. Noi, sai, noi viaggiamo, siamo altra gente. Ho dimenticato i vostri viaggi. Napoli, Mondragone e ritorno. Si sa, quando si viaggia si conosce gente internazionale, si imparano le lingue. Che le pecore, che le maiale. Ah sì, e quali? Ma voglio vedere che mi risponda. Il bulgaro, il ceceno, il filippino. E insomma voi facete per badante e per cameriere. E sempre straniere sono. Ma guardate, leviamo il discorso da me.
pensiamo ai nostri ragazzi che si sposano stasera, eh? Sì, è meglio, ci vediamo stasera in chiesa. Arrivederci. Arrivederci. Oh, Santona. Che piazza Richard Ginor. E secondo voi un matrimonio che comincia così avevo finito? Solo davanti a un avvocato. A proposito di avvocati, io ho un nipote avvocato che mi disse: zio, ma se tu un giorno vieni al mio studio ti danno tanti spunti per fare una commedia. Io l'ho già fatta, eccola qua. A che se ne dai un altro? Io segretario tutto fare dell'avvocato famoso, ma visto una credere che è famoso, chi sa perché gli sa che ha fatto. Chi non è famoso perché si chiama il cognome famoso? Chi deve avere un certo quanta causa ha fatto? Adesso vinci tu. No, no, è inutile che insisti. Prima, buongiorno Peppino. Buongiorno avvocato. Prima perché ho la mia attività che mi impegna parecchio. E poi mi sono scocciato di far parte di queste compagnie teatrali amatoriali che, diciamo la verità, non erano buone manco a recitare la poesia di Natà. Vabbè, sì, sì, ci sentiamo, ciao. Allora, Peppi, ci sono novità? È venuto qualche cliente? A poco il deserto del Sahara. Ah. Non è venuto manco una persona, manco una. Piuttosto a voi in tribunale con me giù. Bene, questa volta penso proprio che vada... Mi chiamo lei. No, signori, in Cassazione. Chi è? Uè, buzzano alla porta, va a vedere chi è. Ah, già io, avvocato. Certo, Peppi. Avvocato, sei la signora, chissà che padrone. E come che padrone? Sicuramente la cliente, falla entrare. Ma mi raccomando, dalle importanza. Va bene. Signore, venite avanti, piano, aspettate. Venite un po' più. Peppi! Venite avanti, piano, Peppino. Piano. Piano, che ma che è inutile? Avvocato, c'è una massa portante. Ah. Accomodati. Mi voglio spartere! Mi voglio spartere! Calmatevi, signor, sedete e raccontatemi tutto. Avvocato! Signora, l'avvocato sono io. Oh, guarda, io credevo che era lui. Ha l'occhio più sveglio, voi invece mi pare di più addormentato. E invece l'avvocato sono io. Ma siete l'avvocato quello con Laura? Quello con Laura e l'avvocato Fegatiello. Eh sì, vabbè, quello che tiene la lapide a basso parlo. La lapide. Volete dire la targa? Sì, vabbè, come volete voi. Vabbè, signor, veniamo a noi. Che cosa vi ha condotto da me? L'ascensore. Signora, io volevo sapere il motivo. Avvocato, il motivo è che non so cantare, mi dispiace, ma io non so cantare, avvocato. Signor, insomma, perché siete venuta da me? Avvocato, mi voglio spartire da mio marito per minaccia e per tosse. Calma, e allora è una causa di separazione là dove ci sono i testi a carica e a discarica, e quando il discarico non funziona... Chiamammi l'idraulico, in cima causa, però... Mo su a carta processo, Peppi, a carta processo! Peppi, a carta processo! E cosa fa con questa? Io lo sapevo, ma brutto qua che mossi i colpi, che ne so. Io volevo la carta per il processo verbale! Poco, è parlato in italiano, quindi che carta processo. Signor, passiamo a voi. Come vi chiamate? Creola Senti, maritata Puzzi, ma tutti mi chiamano Creolina. Ah, senti a Puzzi e Creolina. Io sento la puzza, ma... Da poco, io non sento nessuna puzza. Ma che vuoi sentire? La puzza di Creolina. Cretino, è il nome della signora Asentia Punzo Creolino. Signor, scusatelo e raccontatemi un po' la vostra storia. Avvocato, voi mi vedete adesso, ma io quando ero giovane ero un fiore. Conobbi un giovane e ci innamorammo, 18 e 23. 18 e 23, scrive Peppino. Questo è il numero. Segna. Avvocato. Non vi preoccupate, signore, la prassi, andate avanti. Ci sposa. Ma dopo 2 anni la sorta nera è puff! Sei sgonfiato un palloncino! No, morì!
E io rimasi solo, giovane, bella e vera. E figli? Nessuno. Peppe scrivi, figli zero, mariti uno. Ma stiamo vincendo già fuori casa, in trasferta. Ma ora, se volete separarvi, è perché vi siete sposati un'altra volta. Sì, avvocato, un fratello del mio povero marito, visto che è ancora giovane e bella, vuole sposarmi, 21 e 28. Signora Peppe, sì, sì. E da questo matrimonio sono nati dei figli? Uno. Segni, Peppi, segni. Figli uno, mariti due. Meno male, abbocassa, ma ancora in battaglia. Ma l'ho avuto a partire i palloni. Signora, per cortesia, è sempre la parsa. Andiamo avanti e ditemi perché vi volete separare. Ma quando mi avvocato vi siete dimenticati, dove la 18 anni eravate scordati. Erano 2 anni dopo la nascita di mio figlio. Puff! Si è sgonfiato un altro palloncino. E io rimasi solo insieme a Natale. Oh, ma perché tutto questo è successo a Natale? Avvocato, ma voi siete sicuri di essere avvocato? Voi mi pare delle poche scelte. Beh, signor, ma come vi permettete? Natale è il figlio del mio povero secondo marito. Però se volete separarvi è perché vi siete sposati un'altra volta. Sì, 25 e 33, segno. E chi si sono? È giocato su Paranale. Ah, no, signor. Ah, e la prassi, avvocato, l'avete detto voi. Allora, veniamo a noi. Vi siete risposata che voi avevate 25 e lui 33. Sì. E figli? 3. Sabato, domenica e Pasqua. Ma chi lo troppo sabato e domenica era sempre Pasqua. Peppi, figli 4, mariti 3. Naccia miseria, cucciso per le partite. E ditemi, questo matrimonio è in atto? Avvocato, è la sorta nera, dove la metti? Erano passati 5 anni dal matrimonio e io pensavo... Ma prega chi se mi cambia? E invece dopo 7 anni ci lasciò e io rimasi... Bella, giovane! E vedova con 4 figli. Ah, finalmente! Ci siamo arrivati. E poco dopo incontrai il mio attuale marito. E no, ci siamo arrivati, Peppi, scrivi, figli 4, mariti 4. Meno male, da poco mi pare già di Nexus. Io pensavo che ero un bravo. Se pigliò a me con 4 figli. Ci vuole un bello insomma che si piglia qui. E invece, avvocato, mi voglio spartere. Signor, calmatevi e ditemi il motivo perché vi volete dividere. Avvocato, mo vi racconto. Allora non mi senti? Minacce e percosse. Prendete ad esempio che cosa è successo poco tempo fa. Lui stava a letto un po' incatarrato. Allora io gli ho fatto un bel brodo caldo caldo. Un buon brodo di pollo? Sì, ma senza pollo, ma senti caldo caldo. Allora un buon brodo vegetale con carote, sedano. Ma senza carote, sedano, patate, ma caldo caldo. Quello che fa? Si mette ad urlare in questa roba, ci ho navigato per 20 anni. E signor, ma che cos'è? Ma tu vai a cosa l'altro? Ehi, ma bella calda calda! Meno male che come una calda. Allora, avvocato, a questo punto, una parola una volta all'altra e puff, puff, 2 schiaffi. Lui a voi, abbiamo vinto la calda, Peppi! Avvocato! Io a lui! Ma quello mica si era tenuto! Allora puff, puff, ne di 2 schiaffi! Questa volta lui a voi! Avvocato, sempre io a lui! Ve l'ho detto, minaccia e percorso! Ma quello che mi preoccupa è che i miei figli che non abitano più con noi sono a conoscenza di questa situazione e mi hanno scritto una lettera! Signora, l'avete sentito pure voi? Che cosa? Un terremoto? No! E perché avete gridato mamma mia? Ma io stavo leggendo la lettera dei miei figli! Mamma mia! Mamma mia, ti scrivo per dirti che è Pasqua! Non verrà più la domenica, ma verrà di sabato! E chi l'ha deciso? Un papa! Natale, quest'anno non verrà! Ma fanno dei poveri sempre, pure chi c'è? Bello presepio! E sabato, se ci riesci, viene di domenica! Ha avuto una promozione! E io che sono domenica, se tutto va bene, vengo a Ferragosto! Se viene a fare il bagno del che traffico che trova a miseria! Se poi la situazione si normalizza! Natale viene a Ferragosto, Pasqua verrà a Natale
è sabato il mercoledì e io che sono Natale vengo a Capodanno. No, signore, e perché? Natale! A poco, già lo sta venendo con Capodanno. Facciamo le venire alla Befana. Pasqua, facciamo le venire a Carnevale. Uè. Sabato, ai morti. E domenica, visto che è festa, non lo facciamo proprio venire. Facciamo pure. A voi non siete impazzito? Io sono impazzito, voi avete imbriacato tutto il calendario e mo' a pazzo sono qui. Avvoca, ma che cosa mi consigliate? Allora, cara signora, ci sono due opzioni. O vi sparate voi o sparate a vostro marito. E voi attendo io prima che mi spari a buio. Peppe! Io l'avevo detto che a Cancop non c'era venire perché siete una schifezza un avvocato! Oh, avvocato! La pittata! Ma proprio mi ha fatto un possibile, amore, avvocato! Peppe! Ora ci mette pure tu, bussano alla porta! Ci devo andare io, avvocato! No, Peppe! Statti comodo! Mo ci vado io! Muoviti e vai ad aprire! Ma pure, mo ci vado io! Ci vogliamo muovere, Peppi? Ma no. Avvocato, c'è una signora che sta piangendo. E falla entrare, sicuramente sarà una cosa urgente, falla entrare. Entrate, venite avanti pure voi, piano piano. Peppi, no! State tutti. Ma cominciamo un'altra volta, Peppi! Venite. Signora! Calmatevi, sedetevi, ma prego. La trombettella dei miseri. Grazie. Ditemi, Peppi, scrivi, come vi chiamate? Amalia Cocozza, detta Patanella. E ditemi, perché siete venuta da me? Perché mio padre mi picchia. Violenza domestica, Peppi, scrivi. Ma per dire un po' che si insomma, a che serve che stanno, ci stanno ancora chi violenta le domestiche, avvocato. Peppi, ma che stai dicendo? No, ci sono tu. Che la prima volta la moglie e poi la domestica e pure i figli. Peppi, violenza domestica è quando un marito picchia la moglie e i figli. Allora, avvocato, pure io sono un violenza domestica. Io pure vado a fidermi a figli quando mi fanno incazzare. Brava Peppi! Come si chiama questo galantuomo che ti facciamo una bella denuncia? Gaetano Chichecchi, detto Pumarone. Ma come Chichecchi, detto Pumarone? Un momento. Avete detto che vi chiamate Cocozza e mo vi dite che il vostro padre si chiama Chichecchia. Per forza, io sono figlia di Salvatore Cocozza, detto Limone. Gaetano Chichecchi, è secondo marito di mia madre. Ho capito, siete figlia di primo letto. No, avvocato, in casa mia c'è sempre stato un solo letto. Babbo signora, andiamo avanti. E vostra madre pure lei subisce violenza? No, solo a me mi picchia. E come si chiama vostra madre? Carmela Spadona, detta Gemasella. Ma chi c'è che sta Spadona? Momento, Peppi, leggimi tutte le generalità. Vediamo se ci troviamo. Amalia Cocozza fu Salvatore detto Limone. Sì. E di Carmela Spadone detto Cerasella. Attualmente maritato con Gaetano Chichecchi detto Puparua. A poco i prezzi ci mettete. Quali prezzi? Cocozza, Patanella, Limone. Che è successo? E si può sapere perché vi picchia vostro padre? Calmatevi! Mi picchia perché a me non mi piace ubriare niente! Ma vedete un po'? Però pure voi, lo potreste accontentare un poco? Ma a me non mi piace proprio! Ma perché non vi piace? Ma si deve amare, come non mi piace ubriare? Perché non vi piace, signore? È troppo amaro! Non mi piace, perché a me mi piace un provolone! Adesso sono passati in salumeria, mamma tu sarda che ci facciamo l'umano! Peppi! Ma poco ci azzecco friariello con brulo! Ma ci come che ci azzecco? Con brulone, con friariello... Che state dicendo? Che non si può davvero! Perché? Perché si sono innamorati di me tutti e due! Ma chi? Ma scalo friariello e tonino provolone! Ma passare un altro tutto! Ma papà, un provolone non ci piace! Ah. E ora ha fatto friariello! Ah! Allora, mo c'è la vostra madre! E
è vostro padre di picchi per questo! Sì, signor, signora, facciamo un piacere, quando vostro padre ha finito, dici da me, curioso, non venga da lì, e noi adveniamo questo canto alla calma! Peppi cacciatelle, Peppi cacciatelle! Peppi cacciatelle! Ma guarda qua! Ma guarda qua! Questo mi ha fatto venire fame! Ha fatto venire fame! Poi! Ah, Peppi, e mo che stai facendo? Sto facendo, sempre una cosa tosta. Lievatella e abbassa le mani! Leggialo, a me mi pare una pistola! Una pistola, ma non mi fai... Maronna, lo carmano! Ragazzi! Non ho intenzione di farvi niente! E allora? Almeno per il momento! Abbassate la pistola e ragioniamo, ragioniamo! Ma ci vuole uomo che Peppi. Sta a poco? Ha telefonato, Peppi! A poco! Che Peppi! A poco! Gli fa forse la telefonata! No, e mi lascio solo, Peppi, falla da qui la telefonata! A poco, non ce la faccio! Gli fa forse la telefonata! Anzi, io mi sto facendo solo! Anzi, capite, devi chiedere paura! Vai, vai, vai! Accomodate, accomodatevi! Accomodatevi! Avvocato! Ditemi. Dovete scusare! Ditemi. Ma io sono in pericolo! Ditemi, come vi posso aiutare? Io sono qui per questo. Avvocato, io sono un dottore del centro ricerche ed ho inventato un rimedio per tutti i mali. Ma adesso tutti i miei colleghi e le case farmaceutiche vogliono rubarmi il brevetto con tutti i mezzi possibili e immaginabili, anche uccidendomi. Ecco perché devo proteggermi. Ecco perché portate la pistola. Ma avete depositato il brevetto? No, avvocato, me l'hanno impedito sempre con la forza, ma adesso col vostro aiuto ce la farò. E come posso fare? Ditemi. Avvocato, è presto detto, voi avete quel bel Marcantonio di segretario, io mi nasconderò dietro di lui e con la vostra consulenza legale il gioco è fatto. In effetti è fattibile, però mi dovreste spiegare un attimo questo brevetto. Avvocato, è una medicina, per meglio dire... uno sciroppo con due cucchiaini al giorno risolvete tutti i problemi di salute. Ma è una cosa meravigliosa. Ha qualche effetto collaterale. E sarebbe? Dopo due giorni si muore. Peppino! Peppi, portala fuori, che sei pazzo, Peppi! Che sei pazzo? Peppi è pazzo, portala fuori, Peppi! Peppi è pazzo! Me ne vado, me ne vado, siete come tutti gli altri! Ma vi aspetto giù, perché due colpi in fronte! Non ve li leva nessuno! Vi devo fare giù, mamma mia! E che giornata! Tutti i pazzi! Ma tutti i pazzi si sono dati appuntamento qua! Peppi! Peppi, e lascia la porta aperta, c'è stata la tua cliente. Stato cliente. Vai a bere, va. No, no, prego, accomoda, vuol darsi che è normale. Prego, prego. No, 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 aspetta, da poco, chi si va in compagna, la carticina è per nulla. E dai, andata a parte, sì. Qua, qua, qua. Calma. Oh, ma no, come tu guarda è brutto, Peppi. T'ha chiamato cornuta! Ah, non sei tu cornuta, è essa! Siete voi cornuta, tutto a posto! Ma siete muto? No! Allora parlate, perché gesticolate? C'ho vergogna! E che cosa? Perché voi siete donna! E allora, che fa? Siete vergogna di fare! Oh, Peppi, può parlare con te! Chi si può parlare con te? Con me? Se fosse, avete capito, può parlare solo con me. Non può parlare qua. Ci capisco. Può portare pure fuori. Io che credo, perché si ci manca. Un po' più là. Vabbè, Peppi, vedi il signore che cosa vuole. Guardate che pazienza da mai. Un po' più là, Peppi. Ma che porta? No, Peppi, ancora qua là. Auguri Peppino! Senti le cose, come ve ne siete accorti che tenete le cose? Un giorno sono uscito più presto dall'ufficio. Sono arrivato a casa, ho aperto la porta della camera da letto
E ho visto mia moglie con un altro, tutte e due nudi nel letto. Proprio tutte e due a nudo proprio. Ma scusate, ma perché voi non avete telefonato prima? Perché dovevo telefonare? So, se uno o tre giorni esce alla stessa ora, nessuno sente la cosa, è giusto. Il giorno che esce un'ora prima, la chiamò, se no avete si brutta sorpresa. E come l'ha avuto la brutta sorpresa? Capisco. Quando ho visto quei due in letto, io... Da pigliare, insomma, invece che la pugna, insomma, pum, non si è capito, la guerra mondiale. No. No. Io sono un pacifista non belligerante. Ah, sì? Io l'ho guardato e gli ho detto, donna! L'offesa non è di chi la riceve, ma di chi lo fa! Io che cornuto! Ma che le mica sate? No, ma Tito, ho già guarino che tiene su. Che te ne so? La su bambinino là non riesce. Ah, nulla, bambinino da asciugue. La casa che c'è al mare, la coppa su bambinino da asciugue. Il conto in banca, la coppa su bambinino da asciugue. Voi che cosa avete detto? Come voglio, sono pigli fritti! Ma dico voi! Come che vuoi? Quello sta usando una cosa mia, io voglio essere pagatina personalmente! Ah, vuoi essere pure parola? Sentite a me, voi non siete con noi, voi siete proprio scuro, una chiara! Come mi permettete? Ma insomma, oggi qua siamo tutti... Attori! 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 Sì. E siamo gli attori della compagnia del vostro amico. Ci ha mandato qui per farvi vedere se noi eravamo bravi o no. Dobbiamo dire la verità, Peppi, che siete stati proprio bravi. Grazie. Specialmente la terza donna. La terza è stata proprio bravissima, cioè, quella con la pistola. La terza donna. Non si è presunti che c'erano solo due donne e io. Solo due donne? Due. Sì. Peppi, quello era pazzo veramente. Ma che è pazzo è? E ci sta aspettando a basso, Peppi. Adesso che mi fate ricordare, giù al portone c'è una donna in camice con la mano nella borsetta che già andando indietro. Peppi, è essa! Poco, il gesto tra mano e chi c'è, rimango qua. Peppi, fammi un lietto pure a me! A poco hai sopra pericoloso! Ma niente, Peppi! Ai che la pazza, Peppi, la pazza, pazza! Quanto tempo devo aspettare ancora? No, a me non mi puoi sparare, io sono il narratore, si accende a me fino a come vedi. E fammi il siate, fatta bascio. No, no. Signore, per causa di forze maggiori, il nostro viaggio per le strade di Napoli... No. No. Meravigliosa città. Sarà per la mattina sti feste. Sprezzando l'aria e lo sapore a festa. Corre bizzarro un cavallo di razza, tirando su a presso la carrozza per i pagarelli stritti e per piazza. Un cucchiere che dubbio un bastone per un conto antico con blasone. Bordella, voce, strilla e bancarelle. E modo li ha gustato la sfugliatella. O pianino già suona una canzone. E tutta Napoli gode per l'amore. Ahimè, sto diventando triste scrivendo questi versi. Soltanto per chi parte, non tanto per chi resta, perché questo paese mi pare sempre festa. Signori, come dare torto al nostro... Momento, prego. Però, dite la verità, vedete, com'è dolce e com'è bello a città di Polosinelli. Musica! Sulla piega si navighi, e tu porti vedere cosa tu sei. Ma per tutto riste, e sarà di finestre, e capisci com'è bella città di Polosinelli. Rosa, Angela, Nella, Ciro primo, Ciro secondo, Gino
Elisa, Salvatore, Maria Rita, Peppe, Giulia. E il vostro umile servitore Ciro Mazza. Sono verini, complimenti a loro. Ciro Mazza, la compagnia Sciardacca, ancora applausi. A proposito, Rosa Sciardacca, adesso è obbligo che deve arrivare qui sul palco. Dove sta? Dove sta? Rosa, Rosa, velocemente, però non facciamo come tra il primo e il secondo atto. Rosa Sciardacca qui sul palco perché deve essere omaggiata da questa compagnia che è stata fenomenale. Se ve la chiamate, se la chiamate, perfetto. Io non la vedo. Dove stava? Dove stava? Eccola qui, signori. Il capello più pazzo di Bacoli. L'applauso per loro, per Rosa, l'impegno che ci mette per quello che fa. Ma soprattutto l'applauso è per voi. Grazie. Una serata nel divertimento, bravissimi ma comunque amatoriali, quindi grazie a voi per essere stati qui questa sera. Io vi aspetto domani sera perché domani sera lo spettacolo continua con Enzo Fischetti di Made in Sud. Grazie a tutti quanti voi, grazie veramente di cuore, complimenti bravissimi. Allora signori, questa serata noi la concludiamo così. Adesso se avete fame ci sono gli stand che sono a disposizione. Io vi aspetto domani sera 21:30 sempre qui con il cabaret di Enzo Fischetti. Faccio un furto, una persona da ringraziare soprattutto stasera è lui, un applauso che non l'ha avuto. Grazie signori. Allora signori, l'estate, anzi restate a Bacoli, continua perché saremo insieme fino al 19 di agosto. Buona serata a tutti.